Oggi domenica ventinovesima del tempo ordinario, vorrei ricordarvi anche il grande vescovo dei primi tempi, Ignazio di Antiochia. Fu il terzo vescovo di Antiochia in Siria, terza metropoli del mondo antico dopo Roma e Alessandria ed Egitto. Di cui San Pietro è stato il primo vescovo. Non era cittadino romano e pare che non fosse nato cristiano, convertendosi in età non più giovanissima. Mentre era vescovo d'Antiochia, l'imperatore Traiano dette inizio alla sua persecuzione. Arrestato e condannato, Ignazio fu condotto in catene da Antiochia a Roma, dove si allestivano feste in onore dell'imperatore, e i cristiani dovevano servire da spettacolo nel circo, sbranati dalle belve. Durante il viaggio da Antiochia a Roma, Ignazio scrisse sette lettere, in cui raccomandava di fuggire il peccato, di guardarsi dagli errori degli gnostici, di mantenere l'unità della Chiesa. Un'altra cosa poi si raccomandava soprattutto ai cristiani di Roma, di non intervenire in suo favore e di non salvarlo dal martirio. Nell'anno 107 fu dunque sbranato dalle belve, verso le quali dimostrò grande tenerezza. Accarezzate, scriveva, affinché sia la mia tomba e non faccia restare nulla del mio corpo e i miei funerali non siano a carico di nessuno. La parola del Signore, scelta per questa domenica, e la richiesta dei figli di Zebedeo. Marco 10, 35, scusatemi, Marco 10, 35, 45. In quel tempo gli si avvicinarono Giacomo e Giovanni, figli di Zebedeo, dicendogli: Maestro, noi vogliamo che tu ci faccia quello che ti chiederemo. Egli disse loro: Cosa volete che io faccia per voi? Gli risposero: Concedici di sedere nella tua gloria, uno alla tua destra e uno alla tua sinistra. Gesù disse loro: Voi non sapete ciò che domandate. Potete bere il calice che io bevo e ricevere il battesimo con cui sarò battezzato? Gli risposero: Lo possiamo. E Gesù disse: Il calice che voi berrete, che io berrò, anche voi lo berrete. E il battesimo che io ricevo, anche voi lo riceverete. Ma andare alla mia destra o alla mia sinistra non sta a me conoscerlo, è per coloro per i quali è stato preparato. All'udire questo, gli altri dieci si indignarono con Giacomo e Giovanni. Allora Gesù, chiamato da sé, disse loro: Voi sapete che coloro che sono ritenuti capi delle nazioni le dominano, e i loro grandi esercitano su di esse il potere. Fra voi non sarà così, ma chi vuole essere grande tra voi si farà vostro servo,
e che vorrei, come essere il primo tra voi, sarà il servo di tutti. Il figlio dell'uomo infatti non è venuto per essere servito, ma per servire e dare la propria vita in riscatto per molti. Parola del Signore, lode a te. In 10 versetti abbiamo l'essenza del cristianesimo. Gesù, dopo aver parlato della sua passione, morte e risurrezione, come al solito i suoi discepoli hanno capito che avrebbe patito la passione, la morte, ma con la risurrezione avrebbe avuto la gloria già in questa terra. E quindi, come del resto risulta dagli altri Vangeli sinottici, Luca e Matteo, San Marco, invece di presentare la madre che raccomandava i figli di Zebedeo, Giacomo e Giovanni, si presentano loro stessi, che hanno capito che ci sarà la sconfitta, ma sarà poi la vittoria, perché sanno benissimo che il Signore Gesù ha la potenza di risuscitare i morti. Se risuscita gli altri, per lui sarà uno scherzo. E allora sono convinti, come siamo convinti tante volte anche noi, che stando con Gesù ce la possiamo passare bene. Allora loro, che si sentono i prediletti, assieme a Pietro, Giacomo e Giovanni, domandano di avere i primi posti, una a destra e l'altra a sinistra. E Gesù, perché così si capisce perché i discepoli avevano compreso la sua passione e anche la sua risurrezione, dice: voi non sapete quello che chiedete. Potete bere il calice che io bevo e ricevere il battesimo che io ricevo. Dice: lo possiamo, lo possiamo. Ma Gesù allora chiarisce le loro idee e anche le nostre idee. Dare il posto in paradiso oppure alla destra, alla mia sinistra, non spetta a me, spetta al Padre, ma è destinato a quelli a cui è stato preparato. Quasi a togliere ogni velleità. Cioè, pertanto, che vuole essere primo tra voi sia l'ultimo, che vuole essere il Signore, il padrone, sia servo tra di voi. Non sia come il dominatore di questo mondo, il governatore di questo mondo, che comandano ed esercitano il loro potere sui sudditi. E mi pare che San Matteo dirà ironicamente che si fanno chiamare benefattori, e poi non è così. E dovete imitarmi, perché dove c'è il padrone ci sarà il servo, e dove c'è il re, saranno i sudditi, quindi passione e morte. Ma non vi illudete, chi vuole essere il primo sia l'ultimo
e che volesse il padrone, sia il servo come il figlio dell'uomo, che non è venuto per essere servito, ma per servire. E quale servizio è? Dare la sua vita e il riscatto per molti, cioè per la moltitudine. Quindi togliamoci l'illusione, stando con Dio, di avere la potenza umana. Come Gesù, se vogliamo essere veramente potenti anche umanamente, il segreto è servire gli altri e dare la vita per gli altri. Questa è l'essenza del cristianesimo. Alleluia. La conclusione, questo brano, questi 10 versetti, capitolo 10, versetti 35-45. La conclusione è rispondere a coloro che dicono che il cristianesimo è una crudeltà, una schiavitù, una pretesa superba di vincere le proprie capacità, addirittura non solo di limitarle, ma anche di oscurarle del tutto. Come a dire che il cristianesimo è sofferenza, è dolore, è sacrificio, quando invece Gesù ci insegna che osservare, ascoltare e praticare la sua dottrina di essere un servitore, di essere l'ultimo, di essere il più grande. Perché noi tutti aspiriamo di essere i più grandi degli altri. Bene, se vogliamo essere più grandi degli altri, dobbiamo scegliere l'ultimo posto. Perché solo servendo gli altri possiamo servire a qualcosa. Altrimenti non serviamo a niente. E ci vuole veramente l'aiuto di Dio, la benedizione di Dio. Il Signore sia con voi. Il Signore vi custodisca e vi protegga. Il Signore faccia risplendere su voi questa volta e vi dia la sua misericordia. Il Signore volga il suo sguardo verso di voi e vi dia la sua pace. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre, specialmente sugli umili, sui deboli, sugli ammalati più sofferti, per quelli che l'assistono, è chiaro, e per tutti i poveri di questo mondo, sfrattati, emarginati, disoccupati. Ricordando che se accettiamo, che si accettano i nostri limiti e si accetta di servire anche il Signore con le sofferenze o attraverso le sofferenze raggiungere il primato, dobbiamo accettarle, non dico con gioia, ma con grande serenità. Per intercessione della Vergine Immacolata, Madre di Dio e Madre nostra, San Giuseppe, San Francesco, Sant'Antonio, il grande santo, Sant'Ignazio di Antiochia, tutti i santi, gli angeli con il capo San Michele Arcangelo, San Gabriele e San Raffaele. Amen. Alleluia, alleluia.